Il messaggio è stato diramato poco dopo le 2 di questa notte. Anche l'Abruzzo è tra le regioni interessate dall'allerta tsunami per il terremoto in Turchia. Fortunatamente l'allarme è rientrato nel giro di qualche ora. Nello specifico, a rischio era la fascia costiera sud fino ad Ortona. La Protezione Civile regionale ha comunque allertato immediatamente tutti i distaccamenti periferici. Quello di Pescara è stato coordinato dal viceprefetto vicario Gaetano Loso, che ha convocato il centro di coordinamento soccorsi per predisporre, se necessario, l'evacuazione della fascia costiera fino a Città Sant'Angelo. Nel dettaglio che cosa bisognava fare? Beh, in questi casi l'unica soluzione è quella, come mi è raccomandato dallo stesso Dipartimento, che le persone che abitano nelle zone più a rischio di inondazione da parte delle onde dello tsunami si spostino in posti più alti o comunque più lontano possibile. Ovviamente questo però comporterà una serie di attività che devono essere svolte poi dagli enti interessati. Noi abbiamo subito attivato i 3 comuni interessati, quindi Pescara, Montesilvano e Città Sant'Angelo, avvisando i sindaci e ovviamente gli organismi di polizia locale perché qualunque momento potessero essere pronti a chiedere alle persone di spostarsi. Un'operazione imponente che avrebbe interessato oltre 200.000 persone da fare spostare in zone di collina, ma fortunatamente non c'è stato bisogno.